un'isola volante. Il riferimento era l'ascolto. Parlando con i bambini dell'educativa mi sono accorto che subito avvertivano la differenza tra un ascolto sincero e un ascolto giusto di cortesia. Per questo abbiamo lavorato assieme cercando di ricreare un posto dove l'ascolto sia legato a sensazioni vere. La natura di solito tende ad essere sincera e per questo richiamo a un'isola fantastica, volante appunto. E significa trasformare e far diventare ancora più bella la nostra città, ma significa anche farlo attraverso la costruzione di valori. E quindi i ragazzi che hanno cominciato 20 novembre scorso, quindi ormai quasi un anno, a lavorare attorno a dei valori, 26 valori diversi in città, adesso rappresentano strada per strada, palazzo per palazzo, quello che per loro significa l'ascolto, come quello di stasera, l'integrazione, la fiducia, la vicinanza, la comunità, quindi valori importanti, fondamentali che possono aiutare la loro crescita, ma anche a ricostruire un po' gli spazi di bellezza che invece a volte loro non riescono a percepire. È stato inaugurato il nono murale del progetto di street art sociale a Safa. È stato realizzato dai ragazzi dell'educativa territoriale Don Bosco con l'artista Lorenzo Gosch sul tema dell'ascolto e si trova in via Santissimi Giovanni e Paolo. Il progetto sta coinvolgendo le 26 educative territoriali della città con 1700 ragazzi e 300 operatori che stanno portando avanti un percorso già avviato dalle singole educative attraverso operazioni di riqualificazione urbana che servono anche a sensibilizzare i giovani sui temi del proprio territorio, un vero e proprio percorso dove i ragazzi di ogni quartiere possono riconoscersi. Il nostro progetto mira in particolare alla riqualificazione delle periferie e comunque dei luoghi degradati attraverso messaggi forti, intrisi dei principi fondamentali delle comunità, in questo caso l'ascolto. Ascolto significa comprensione, significa condivisione, significa fratellanza, significa solidarietà. Poi il progetto ha un grande valore perché mette insieme l'educativa territoriale, il comune, le municipalità, il territorio, la comunità. Allora, quindi è un modo di prendersi cura del territorio e rendere luoghi grigi, bui, degradati o tristi, luoghi vivaci, in questo caso il giallo, con un'isola volante che secondo i suggerimenti delle bambine e dei bambini rappresenta l'ascolto.